Ma è così divertente mettere e togliere, ma anche no. Si riferisce alla mia protesi che levo nei video. Tu sei una persona che non ha una protesi, che probabilmente mi auguro non conosce nessuno nella mia condizione. Se no, sarebbe molto, ancora molto più grave un commento del genere, che dimostra zero empatia e zero voglia di comprendere o di conoscere o di domandare. Ti permetti di ironizzare pensando di avere la risposta tu, pensando di sapere. Credendo di sapere cosa è meglio e cosa è peggio. Pensa, io sono in questa condizione da 40 anni e non mi sentirei mai di consigliare qualcosa inerente a mettere o togliere la protesi a una persona simile a me. Perché, come tutto il resto, sono scelte personali. Piuttosto chiederei. Domanderei. Un commento umano sarebbe stato: Ilaria, aiutami a comprendere perché senti questo bisogno di mostrarti senza protesi. Non riesco a capire. E io ti avrei risposto: io sono così. È come se io ti chiedessi perché questo bisogno di mettere o togliere il cappello. Sarebbe folle, no? Tu lo togli perché non hai bisogno, non è una parte di te, non è la tua mano. Per me la protesi è il cappello. Il fatto che tu non abbia visto persone come me è semplicemente perché non possiamo stare per strada così, per motivi igienico-medici che ho spiegato più volte. Per questo faccio questi video, per normalizzare e sensibilizzare su un argomento. Tra l'altro anche molto delicato, che è quello di un tumore che si chiama retinoblastoma che ho avuto io. Quindi magari così, la prossima volta, prima di giudicare, ironizzare, sminuire, prova a domandare. Ci fai molta più bella figura.